Buongiorno, benvenuti con Neomamme in contatto e partiamo con questo programma, iniziativa di un progetto che è Xming per mettersi in gioco, ovvero un progetto triennale finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del bando Prima Infanzia 2016. Xming è stato avviato a giugno 2018 con la collaborazione di un numeroso partenariato composto da cooperative sociali, associazioni, scuole, comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, ASL TO3 e CIDIS. Il progetto, con le sue iniziative che si realizzano nei 6 comuni partner, intende sostenere le reti locali e lo sviluppo di pratiche di progettazione partecipata, dove ogni attore con le proprie competenze coopera ed assume responsabilità sociali verso la collettività, in una logica di comunità educante che si prende cura dei bambini. E quindi partiamo con questo programma che è nato come iniziativa per sostituirne un'altra, nel senso che ai tempi del coronavirus abbiamo dovuto un po' rifare in corsa questo progetto e niente, però abbiamo potuto utilizzare la radio anche grazie alla collaborazione di Radio Contatto, che ringraziamo, per diciamo arrivare a parlare delle mamme in un'altra veste, ecco, e con un altro metodo. Con me, che sono Martino, non mi sono ancora presentato, c'è un'educatrice di un progetto che adesso spiegheremo, andremo un po' nei particolari, che è Rina Foti. Rina, ci senti? Sì, ciao Martino, sono qui, ciao. Benvenuta, e tutto questo ovviamente è fatto tramite lo smartphone, quindi scusate per l'audio che magari non sarà proprio perfetto, ma insomma facciamo il possibile. Niente, Rina, quindi iniziamo a parlare delle mamme. Il programma è Neomamme in contatto, anche perché questo progetto diciamo si basa soprattutto sulle mamme, ma in realtà non solo sulle mamme, poi andremo un po' nei particolari a spiegarlo un po' meglio. Ci puoi parlare di Beinasco, che è il progetto partner anche di questa trasmissione radio? Te che sei un'educatrice, quindi ce lo puoi spiegare meglio, sei coinvolta. Certo, sì, ve lo spiego in maniera breve e semplice. Beinasco è un progetto che nasce è stato portato avanti dall'associazione La Bottega del Possibile di Torre Pellice, che da anni lavora su progetti di domiciliarità. E loro portano a casa aiuti e servizi alle persone che ne hanno bisogno. E questo progetto, nella fattispecie, si rivolge alle mamme in attesa e poi alle neomamme. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CRT e in collaborazione con i comuni di Beinasco e Piossasco, con l'ASL Torino 3 e il CIVIS, si è calato proprio sul territorio. È un progetto partecipato in realtà, nel senso che insomma, il nostro obiettivo è quello di coinvolgere le future mamme, le neomamme, partendo anche proprio dai loro bisogni, quindi cercare di dare risposte a quello che ci viene un po' comunicato. Anche noi abbiamo dovuto un pochino cambiare, riorganizzarci, perché molta parte del progetto era proprio concentrato sulle visite a casa, su dare proprio degli aiuti anche insomma un po' psicologici, piuttosto che anche consigli pratici su come affrontare il rientro a casa col bimbo, eccetera. E a questo progetto partecipano tantissime associazioni e cooperative sul territorio per fornire anche laboratori, attività. Purtroppo tutto questo per il momento è un po' rimandato, stiamo continuando anche noi un po' al telefono con delle videochiamate a cercare di mantenere i contatti, insomma, con le mamme. Sì, non è, mamme. Non è semplice, anche infatti ne parlavamo quando abbiamo tirato giù, diciamo, questa trasmissione. Il problema principale, che poi è quello è comune, nel senso che noi l'abbiamo visto con questo progetto che è appunto Xming, voi l'avete visto con Beinasco, ma è poi quello che vivono quotidianamente le mamme, no? E le famiglie in generale, i neogenitori, perché appunto ci siamo un po', siamo dovuti chiudere per evitare ovviamente contagi, insomma, i vari pericoli del coronavirus. E tutto questo ha portato anche a un cambiamento dei problemi dei neogenitori, no? Perché io l'ho visto in prima persona, ho avuto una bambina che ha adesso poco più di un mese, e ecco, il problema è che
oltre alle difficoltà che ha un neogenitore, si aggiungono quelle di non poter uscire, quindi di non poter anche contare su una rete che solitamente magari ha un neogenitore, certo. O comunque poter contare meno, ecco. Certo, certo. Nel nostro caso c'è molto di aiuto una nonna, però magari non tutti hanno questa possibilità, insomma, quindi ci sono dei problemi nuovi, e noi abbiamo chiesto tramite il volantino di Xming che ha preannunciato questa trasmissione, abbiamo chiesto alle mamme, ai genitori di dire che problema hanno avuto, le difficoltà, le paure di questo primo periodo, e loro ci hanno mandato dei messaggi. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Vilma, la nonna di una bellissima bimba ancora neonata. Sottolineo bellissima, per me è la più bella del mondo. Sono preoccupata per la situazione odierna, soprattutto per la mia nipotina. Non drammatizziamo, grazie alla tecnologia mi permette di vederla, muoversi con le manine, mettersi il pollice in bocca, sbattere i piedini, esprimersi con lo sguardo, emettere gorgheggi. Mi sembra di averla vicina. Vorrei trasmettere solidarietà e infondere tanto coraggio a tutte le neomamme e ricordarle che le nostre nonne vissero le guerre e voi sarete ancora più forti e sagge. Oggi viviamo un momento triste, ma a tutto ciò c'è una soluzione. L'essere umano ha tante risorse, è capace di trasformare il tutto in una rinascita, in una bellezza, mi auguro, a misura d'uomo. Hanno tutta la mia stima tutti i collaboratori dell'associazione Terra Creativa che hanno ideato questa iniziativa, a cui mando il mio ringraziamento. Congiuntamente ringrazio lo staff di Radio Contatto che mi ha offerto questa opportunità. Buon lavoro a tutti. Allora, partirei con un messaggio di una mamma, poi ne abbiamo anche alcuni di nonne, però magari partirei da quello di una mamma. Sì. Quindi dice: mi pesa non poter uscire dal cancello di casa per portare mia figlia di un anno al parco a guardare le caprette e i daini. Tenerla solo con mamma e papà, non farla stare all'aperto in mezzo alla gente, lei che è sempre stata in giro da quando è nata. Non poterla mandare al nido insieme ad altri bimbi, lei che era così contenta quando al mattino ci avvicinavamo e all'entrata salutavamo Piero, una specie di spaventapasseri. E mi rode tantissimo non aver potuto festeggiare il primo compleanno con una festa gigante come pensavamo da settimana. Per i bimbi che sono abitudinari è un gran danno. E questa è Laura di Bareggio, in provincia di Milano. Qui abbiamo già un problema, che è quello dell'uscita. Questo è un problema che troveremo in varie situazioni, ecco. Ecco, uscita, ma anche abitudini, cioè il fatto che magari un genitore si costruisce come diciamo delle abitudini nella giornata, e questo periodo ha proprio stravolto la quotidianità, no? E infatti ti volevo chiedere, a proposito, questo è un esempio che ha mandato Laura, ma nel vostro lavoro, anche che fate adesso telefonicamente, certo. Hai riscontrato dei problemi simili? Magari c'è qualche situazione di cui ci vuoi parlare? Sicuramente in generale il tema della routine viene fuori, nel senso che, appunto, come dice anche Laura, i bambini sono molto rutinari. Per loro l'avere la giornata scandita in un certo modo è proprio una fonte di sicurezza. Quello che mi sento magari di dire, sia per le neomamme che anche per le mamme in attesa, ma per tutti in generale, di appunto cercare di organizzarsi queste giornate in cattività, dandosi appunto delle routine giornaliere, no? Quindi dei piccoli passaggi nella giornata sempre uguali, anche proprio per insomma mantenerci comunque vivi, in forma mentalmente, per avere appunto dei piccoli obiettivi durante l'arco della giornata, ecco, non sfasciare, proprio anche se saranno appunto routine diverse rispetto a quando andiamo a lavorare, però cercare di non sfasciare completamente l'andamento della giornata. E mi viene in mente
Ti interrompo sul fatto della giornata e della quotidianità, mentre parlavi mi è venuto in mente un commento che ho ricevuto ieri, in questo caso una nonna, che ha detto una parola sulla quotidianità che mi ha fatto un attimo pensare. Diceva, fin quando non ho potuto vedere la bimba, mi trovavo in una specie di limbo, no? Una situazione di attesa, dove non vivendo, diciamo, come dire, questa bambina che era una, come si può dire, questa nonna si aspettava di vivere determinate giornate, certo, non arrivavano, ed era una situazione di attesa dove, certo, era come non ci fosse, no, questa bambina. Ed era una situazione particolare dove stiamo, diciamo, anche sentendo altre persone che magari in questo momento sono incinte, quindi andiamo prima della nascita. C'è questa situazione un po' paradossale, dove non sai bene cosa stai vivendo, no? Il fatto di essere chiusi, di non poter vivere certe cose ti spiazza. Ecco, un consiglio che davi, appunto, di trovare la quotidianità, come secondo te, come si può fare? Cosa si, dando proprio degli esempi pratici. Secondo me sono cose molto semplici, nel senso che bisogna proprio trovare uno stimolo per riuscire ad alzarsi al mattino, no? Perché a volte si può cadere anche un po' in una sorta di leggera depressione, perché ci sta, o comunque ci sono momenti della giornata in cui si alternano emozioni diverse, insomma, stati d'animo diversi, per cui sapere, insomma, di alzarsi, perché magari la prima cosa che ci piace fare è fare una bella colazione, quindi dedicarsi un pochino più di tempo anche al rito della colazione, che magari quando andiamo a lavorare si fa più di fretta. Poi dedicare più tempo anche proprio alla nostra cura, cioè noi donne non evitare o non stancarci di curarci, di darci anche un filo di trucco, anche se stiamo in casa tutto il giorno, no? In ogni caso, nei momenti in cui ti vedi allo specchio e ti sorridi in maniera, ti vedi anche più bello, stai meglio. Non lo so, dividersi proprio la giornata in base alle cose che si hanno da fare, non so, la mattina utilizzarla magari per delle cose più pratiche in casa, cucinare piuttosto che riordinare, pulire, no? In modo, visto che si è un pochino più attivi, poi pranzare più o meno agli orari in cui si pranzava prima, quindi non sfasciare completamente la giornale, sì. E poi magari utilizzare il pomeriggio invece per quelle che sono, non so, le nostre passioni, per il relax, guardarsi, non so, la serie TV preferita, cercare, insomma, di mantenere un minimo di griglia da seguire, ecco, spostata, però un minimo, sì. Quindi piccole azioni pratiche che di solito fate durante la giornata, continuare a farle, diciamo, questo è un po' un consiglio. Quindi direi, già siamo entrati su alcune proprio azioni pratiche molto concrete, che quindi secondo me potrà essere d'aiuto questa cosa. E io direi, ascoltiamo, visto che l'idea è, anche se anche questa è molto strano, anche questa è una variazione di un'abitudine, noi facciamo questo programma radiofonico che va su una piattaforma, quella di Xming, da casa, quindi anche questo è un cambiamento, se vogliamo, non da una radio. Però, visto che comunque siamo un programma radio, lanciamo comunque una canzone, come si fa in una radio normalmente, e ascolterei. Iniziamo da un gruppo, tra l'altro composto da educatori, un gruppo di Torino che si chiamano I Fasti, L'Amore. Vivo in un paese in cui si parla d'amore. Parole sempre uguali, ripetute mille volte, in mille canzoni diverse, da mille cantanti, con visi e con storie per niente diverse. Mi viene quasi da pensare che abbiamo avuto tutti la stessa fidanzata, lo stesso fidanzato con gli stessi occhi. La stessa fidanzata, lo stesso fidanzato, la stessa fidanzata, lo stesso.
eccoci tornati a Neo Mamme in Contatto, questo programma radiofonico che parla della situazione delle mamme, delle neo mamme e anche, diciamo, dei neogenitori, ma anche dei neononni, insomma, di tutti i neo che trattano bambini in questo particolare periodo storico, che è quello del coronavirus, che ha un po' stravolto, dicevamo all'inizio della puntata, ha stravolto un po' la nascita, nel senso che, a parte il fatto che non l'abbiamo detto Rina, ma le sentivo nei vari telegiornali che c'è stato un boom delle nascite proprio nei primi giorni del coronavirus, anche questa è una cosa particolarissima, sì, c'è stata proprio una crescita nei primi giorni, anche questo è particolare, ma a parte questo proprio cambia per tutti in generale la quotidianità, ma per una neomamma in particolare si aggiunge un ulteriore cambiamento, diciamo, quindi aggiungiamo un altro cambiamento, ecco. Ma oltre appunto ai vari cambiamenti, la cosa che notavo nei messaggi sono il cambiamento delle aspettative, anche le aspettative di una mamma hanno subito una variazione, no? E te mi dicevi di qualche messaggio che ci è arrivato a tal proposito. Sì, se vuoi ti leggo a questo proposito il messaggio di Federica, sì. Che ci scrive: per 9 mesi immagini come sarà il momento in cui nascerà il tuo bambino, ma il coronavirus ti insegna subito come la realtà è diversa dalla fantasia. Mi sono trovata a dover affrontare da sola un momento delicato come quello del travaglio, del postparto, perché la bambina è nata il giorno dopo il DPCM del 9 marzo che vietava l'uscita da casa per questioni di sicurezza. È stato difficile anche dover affrontare il primo periodo dopo la nascita della bambina, soprattutto dopo che il mio compagno è dovuto tornare a lavorare. Patisco ancora oggi di non poter condividere questo momento con le persone a me più vicine. Se vogliamo vedere però il bicchiere mezzo pieno, in questo modo ho potuto evitare 1000 consigli da parte di tutti e ho avuto il tempo di godere del ritorno a casa solo con la mia famiglia. Avrei una domanda inoltre da porvi, anche se non riguarda esattamente il periodo. Più volte si sente dire che il bambino, già da piccolo, prende dei vizi, come ad esempio stare spesso in braccio. I grandi psicologi però dicono che i bambini così piccoli non possono avere già dei vizi, ma che si tratta esclusivamente di bisogni. Come destreggiarsi tra queste due visioni? Anche perché la bambina vuole stare spesso in braccio. Ecco, questo sono due temi, diciamo, in un unico messaggio. Bene, bene, sì, due temi da affrontare. Quindi sia l'aspettativa... qua Rina, te che sei del campo, lasciamo a te l'onore della risposta. Vediamo. Sì. Allora parto dalla fine. Sì, partiamo vai, dalla fine. Partiamo dalla fine. Ma non lo so, quello che mi sento di dire a questa mamma, proprio perché in parte se lo sta dicendo anche lei, no? Del ritorno a casa da soli, che ti permette di non avere troppi consigli, no? Su cosa fare, cosa non fare col bimbo appena nato. Quindi le direi di continuare su questa linea, di seguire l'istinto, di fare quello che si sente. Un bimbo così piccolo ha bisogno di stare a contatto con la propria mamma. È stato 9 mesi nella sua pancia sempre, per cui insomma è normale che si senta bene in braccio alla mamma o anche in braccio al papà. Per cui mi sentirei proprio di dirle di prenderla quando ha voglia di prenderla, di non avere preoccupazione nel viziarla, perché giustamente non sono vizi. E l'altra cosa, sempre legato a questo, che mi sento di dire alle mamme, a volte lo dico anche alle mamme al nido, che va bene leggere, informarsi, però di non fissarsi troppo con quello che leggono e di dare davvero ascolto a quello che loro istinto, no? D'altra parte, non so, quando vediamo una gatta che allatta i micini piuttosto che qualsiasi altro animale, istintivamente sa cosa fare, e forse noi mamme dobbiamo un pochino recuperare quella parte, no? Non più istintiva, più teoria, ma cercare di andare istintivamente, in quel modo secondo me difficilmente poi si sbaglia. E che comunque anche gli sbagli, insomma, esistono per fortuna, insomma si va avanti anche con quelli, ecco, no? Sicuramente poi amando i nostri bambini non si fa loro del male, ecco, quindi quella certo. È una cosa che mi sento di dire. E invece rispetto alla prima parte della domanda, rispetto alle aspettative, sì, quella è una cosa che altre mamme mi hanno scritto, mi hanno detto anche telefonicamente, il fatto di immaginarsi e insomma
fantasticare anche tanto, no? Su quello che sarebbe successo, che potrebbe succedere, e poi invece in questa situazione è tutto diverso da come ci si era immaginati. Niente, questa è una cosa in realtà che anche nella vita normale di tutti i giorni forse dovremmo imparare un po' a fare tutti, no? Di avere meno aspettative, di viversi le giornate una per una, che non vuol dire non avere sogni e speranze, però insomma cercare di non aspettarsi o prefigurarsi troppo degli scenari in modo poi da non essere frustrati. Quando succedono cose. Disattesi, certo. Quindi qui possiamo dire che alla fine è un po' forse quello che diceva una mamma in un commento. Forse tutta questa situazione poi ci fa un po' tornare alla fase più naturale, no? della gravidanza. Quello che dicevi, anche il puntare sull'istinto è una cosa, ma forse ci costringe un po' questo, il fatto di non poter non poter chiedere consigli a una persona che per forza di necessità non possiamo vedere, in un certo senso ci costringe a fare noi, magari anche sbagliando, poi come dici te, tanto non essendo genitori sicuramente non si vuole il male del bambino, quindi esatto, in qualche modo ci si corregge, ecco. Esatto, è proprio un po' quello, no? Cioè, insomma, si riscoprono un po' anche le proprie capacità e ci si mette in gioco in maniera diversa. E invece a proposito, scusa se ti cambio tema, ma a proposito di aspettative, mi è venuto in mente, parlavamo per telefono quando organizzavamo un po' la puntata, per quanto riguarda il corso preparto, quindi un'aspettativa di una mamma è, diciamo negli ultimi anni, è quello prima del parto di seguire questo corso che diciamo ti fa sentire un po' più sicura, no? Questa aspettativa che è adesso non so cosa sia successo nelle ultime settimane, ma penso che non sia possibile fare il corso preparto in questo periodo, giusto? Ma, allora, in realtà il corso preparto, nel senso nei luoghi deputati, no, perché hanno dovuto interrompere tutto, però la notizia insomma degli ultimi giorni è che in realtà le ostetriche stanno organizzando per le mamme che hanno ritirato l'agenda di gravidanza e che si erano iscritte ai corsi preparto dei corsi via Skype, quindi in qualche modo sono riuscite anche loro a, insomma, a rimediare, ecco, a dare una risposta a queste mamme, perché come dici tu tante erano un po' spaventate dal non poterlo fare. Sì, ormai è diciamo una buona consuetudine, nel senso che sicuramente dà più sicurezza anche, in più hai l'opportunità anche di vedere la sala parto, insomma, sei più... Esatto. E quindi anche qui diciamo, beh, in ogni caso vediamo che la situazione negli ultimi giorni si sta un po' tornando alla normalità, diciamo, forse si sta cercando un po' di quindi ecco, veniva in mente un qualcosa che ti è successo negli ultimi giorni con le mamme nei vostri incontri che ti è rimasto un po' in mente, un qualcosa che di cui secondo te è importante parlare in questo periodo? Ma, allora, un po' la mia sensazione, ma questo esce fuori un po' da tutte le chiacchierate, è un po' la solitudine che queste mamme stanno un po' patendo, e questa è un po' una situazione generalizzata, no? Sì. E quindi hanno proprio voglia di chiacchierare, di confrontarsi, e non so, una cosa che magari a noi sembra scontata, in realtà mi sto rendendo conto che non lo è per niente, è proprio anche fare una chiacchierata con noi, con l'educatrice, piuttosto che con l'ostetrica quando hanno già avuto i loro bimbi, perché per loro è proprio un valore aggiunto. Cioè, l'altro giorno, l'ultima chiacchierata che ho fatto con una mamma è stata venerdì pomeriggio, abbiamo una mamma con la quale tra l'altro eravamo riusciti ad avere a fare la visita a casa, quindi insomma ci conoscevamo già, ci eravamo già viste diverse volte, e insomma abbiamo chiacchierato, poi lei, finita la telefonata, mi ha ancora mandato un messaggio dicendomi che l'aveva fatta stare bene questa chiacchierata, quindi quello che magari per noi è scontato, in realtà per una mamma in un momento così delicato è davvero importante. Quindi insomma vorrei dire
che appunto di non stancarci, di mantenere questi contatti, di continuare a fare le telefonate, anche se sembra poco, in realtà non è poco, insomma, e anche sì, per trasmissioni come questa o altre iniziative. Tra l'altro è un periodo in cui, diciamo, forse è la tecnologia che più delle volte io per esempio sono abbastanza critico verso quello che è la parte più tecnologica, no? Che a volte usiamo troppo forse, in questo caso però devo dire è necessaria, nel senso magari il fatto di poter telefonare un'amica piuttosto che un genitore se magari è lontano. Sicuramente può aiutare. Ma forse si sta anche un po' tornando indietro, no? Nel senso che forse prima di questo periodo usavamo molto di più i messaggi, WhatsApp, Facebook, beh, si continuano a usare, però vedo che le telefonate sono tornate di moda. È vero. Perché siamo un po' più di tempo, forse si ha proprio voglia di parlare, di sentire una voce, non solo di scriversi. Quindi insomma. Anche appunto chi come te o anche come me è un po' allergico alla tecnologia, forse in questo periodo si sta utilizzando nella maniera più giusta, ecco, più sì. E tra l'altro quindi sì, sicuramente è un consiglio che ci sentiamo di dare, quello appunto di contattare le persone più vicine, e vi diamo anche il consiglio, siamo stati mezz'ora e volata, Rina, cioè incredibile, vi diamo appuntamento per la seconda puntata di Neomamme in contatto, che potrete ascoltare sempre sulla piattaforma, sul canale YouTube di Xming, nonché su Radio Contatto, che ci dà l'opportunità anche di andare sul web, e potremmo dire per la prossima puntata di noi pensavamo, parlando al telefono, vero Rina, di puntare anche sulle esperienze, come dire, raccontare anche le esperienze più buffe, più, perché solitamente quando si parla di gravidanza si è molto seri, no? Molto impostati. Vediamo invece quello che ho visto io, ma che anche sentendo gli altri neogenitori succede, sono anche alcuni inciampi, no? Che a volte poi si ricordano anche con divertimento. Quindi pensiamo magari, e invitiamo innanzitutto a seguire la pagina di Xming, che preannuncia il programma. Vi chiediamo di mandarci, come per questa puntata, dei contributi su qualcosa che vi è successo di particolare, che ricordate magari con un sorriso. Quindi invitiamo le mamme, papà e nonni, ma anche chi ha vissuto una gravidanza in qualche modo con una persona vicino, a mandarci dei messaggi. Troverete su Xming il numero e anche la mail a cui potete mandarli. Quindi insomma, mandateceli, noi ne parleremo poi in trasmissione. E a questo punto ci tocca già chiudere, incredibile, siamo velocissimi. Devo anzitutto ringraziare Rina Foti, grazie per essere stata qui con noi e ci hai dato una mano enorme, quindi grazie Rina. Grazie Martino. Quindi ringraziamo anche quindi la cooperativa Educazione Progetto, con cui lavori, giusto? Poi Xming ovviamente, quindi con i bambini, e l'associazione Terra Creativa, di cui facciamo parte, che diciamo è Radio Contatto, che ha promosso questo programma. Vediamo appuntamento alla prossima puntata di Neomamme in Contatto. Ciao e grazie per essere stati con noi. Ciao. È un piacere immenso, vorrei baciarla, stringerla, viziarla. Da genitore non avevo tempo, erano solo doveri e tutto in fretta. Adesso non mi è possibile, ma spero in un'imminente futuro di far arrabbiare i suoi genitori, viziandola,